Benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo del Mastery Learning o apprendimento per padronanza. Nel caso in cui foste interessati alle slide, sono nel link sotto la descrizione del video, come pure l'articolo di riferimento. Cos'è il Mastery Learning? Partiamo dal suo scopo. Lo scopo dell'apprendimento per padronanza è portare il 90%, quindi uno scopo ambizioso, degli studenti a padroneggiare, to master, la disciplina che viene loro insegnata. Ovviamente il compito del docente è quello di comprendere come e quali mezzi utilizzare per raggiungere questo obiettivo. Bisogna pertanto considerare alcune premesse. La prima è che ovviamente il sistema di istruzione non deve solo e soltanto focalizzarsi sugli studenti talentuosi, questo è ovvio. Infatti, del resto, va sempre più affermandosi il concetto di long life learning. Ne seguirà che gli studenti meno performanti potrebbero sviluppare un sentimento di frustrazione verso l'apprendimento, cioè se l'apprendimento deve durare tutta la vita e gli studenti che incontrano difficoltà cercano di risolvere queste difficoltà ma non ci riescono, ovviamente potrebbero sviluppare una certa frustrazione. È ovvio che però l'obiettivo è far superare agli studenti tali difficoltà. Bloom, che è il teorico del Mastery Learning, riconosce due problematiche nella misurazione dell'apprendimento. La prima è che il successo nell'apprendimento non va definito in rapporto con uno standard generale oggettivo, ma nel contesto di un gruppo. In altre parole, supponiamo che uno studente prenda 6. Okay? Quel 6 può essere un voto poco più che mediocre in una classe dove la media si attesta sull'8, quindi rispetto alla media è basso, può essere invece un caso di successo se la media di quella classe è sul 4,5. Dunque il successo formativo ha valore se contestualizzato in un gruppo di apprendenti, non secondo una scala standardizzata. Il secondo aspetto riguarda la distribuzione normale, o detta anche gaussiana, che è sostanzialmente un concetto statistico. Sempre nel link, nella descrizione del video c'è un link su un articolo di approfondimento su questa distribuzione. Quindi possiamo immaginare che in un gruppo classe le votazioni degli apprendenti si distribuiscono secondo una distribuzione normale. Detto in poche parole, la gran parte dei voti è intorno fra il 5, 6 e 7, poi vi sono degli estremi che hanno 8, 9, 10 e altri 2, 3, 4, per esempio. E lo stesso si può dire a proposito dell'attitudine degli studenti verso una disciplina. Cioè, anche questa ci saranno i molto dotati verso quella materia, i dotati mediamente, poi ci saranno i dotati, gli studenti che non sono particolarmente bravi in quella materia. Se un insegnante conserva questa curva, cioè vi è proporzionalità tra l'attitudine e il voto, allora in sostanza il successo nell'apprendimento è mancato. Perché? Perché io devo, come insegnante, riuscire a far migliorare la prestazione, il voto, ad un ragazzo o una studentessa che di base non è particolarmente portato in quella materia. Allora sì che c'è stato il successo nell'apprendimento. Del resto, se così non fosse, lo ripeto, coloro i quali avevano una buona attitudine verso la disciplina hanno conseguito un buon voto. Coloro i quali non avevano una buona attitudine verso la disciplina non hanno conseguito un buon voto. Siamo così molto lontani da un successo formativo del 90%, che è lo scopo del Mastery Learning, e l'insegnamento non è inciso sulle attitudini dei più deboli. Nella teoria del Mastery Learning di Bloom ci sono anche alcune variabili che consideriamo. Sono abbastanza ragionevoli, non sono particolarmente difficili da capire. Primo, l'attitudine. Come si definisce? L'attitudine è l'ammontare del tempo richiesto dallo studente per raggiungere la padronanza di un apprendimento. È ovvio che l'attitudine è il tempo richiesto è, inversamente proporzionale all'attitudine, perché se io sono molto portato a una disciplina la imparerò in poco tempo.
Se anzi, invece al contrario, quella disciplina mi ostica, impiegherò più tempo per raggiungere la competenza o la padronanza in quella disciplina. Uno dei problemi dell'apprendimento per padronanza, e del resto, è proprio quello di elaborare strategie per ridurre queste tempistiche. A proposito della possibile riduzione, inoltre, molto dipende dall'ambiente in cui l'apprendimento avviene. Qualità dell'istruzione, ovviamente sempre secondo il Mastery Learning. Che cos'è la qualità dell'istruzione? Il livello con il quale la presentazione, la spiegazione, l'organizzazione degli elementi di apprendimento si avvicinano alla condizione ottimale per lo studente. Sostanzialmente è il lavoro del docente. È il lavoro del docente. In altri termini, questo significa che l'unico criterio con il quale si definisce la qualità dell'istruzione impartita sia un criterio ex post, ovvero la sua efficacia. Non tutti i metodi, non tutti i contenuti, questo diciamo, è abbastanza ovvio, vanno bene per tutti gli studenti. Abilità nel comprendere un'istruzione. Che cos'è? Quasi diciamo si autodefinisce, è l'abilità di apprendere, di un apprendente, di comprendere la natura del compito assegnato e le procedure che deve svolgere per portarlo a compimento. Tali abilità differiscono certamente da studente a studente. Il compito del docente è proprio quello di trovare la giusta ricetta che permette di andare incontro alle attitudini scarse, portando la maggior parte degli studenti alla padronanza della disciplina. Per farlo ci sono vari strumenti che vedremo in questo, ma anche strumenti e metodologie che vedremo in questo, ma anche in altri video. I gruppi di studio, il tutoring, i libri di testo, i quaderni di lavoro, schede di esercizi e software, materiali multimediali e giochi. Altre due variabili sono ovviamente perseveranza e tempo a disposizione, che sono sicuramente collegate, perché la perseveranza è il tempo che il discente è disposto a impiegare per ottenere la padronanza di un certo apprendimento, per conoscere un certo argomento. È ovvio che una persona che ha un'attitudine verso quel tipo di disciplina è più facilitato, quindi non è che dovrà investire chissà che cosa, quindi avrà una perseveranza che non dovrà essere necessariamente alta, perché ci riesce in meno tempo. Il tempo a disposizione è il tempo poi previsto dal docente nella programmazione, sostanzialmente, per spiegare alcuni contenuti, includendo anche il tempo necessario agli studenti per la comprensione. Sostanzialmente è una programmazione del docente. Andando avanti, è chiaro che le variabili sono tutte correlate, sì, sono collegate l'un l'altra. Se la perseveranza è minore dell'attitudine, lo studente non raggiungerà il successo nell'apprendimento. È ovvio, se mi serve un tempo X per raggiungere la padronanza di un certo apprendimento, beh, e sono disposto a dare qualcosa che è minore di x, allora non raggiungerò mai quell'apprendimento. Anche se il tempo a disposizione è minore dell'attitudine, lo studente non raggiungerà nello stesso modo il successo nell'apprendimento. Potrebbero esserci situazioni nelle quali lo studente, pur avendo il tempo a disposizione, non ha la perseveranza, o viceversa, pur avendo la perseveranza, il tempo a disposizione progettato dal docente non è sufficiente. E questa, diciamo, è una mappetta riassuntiva sostanzialmente delle variabili del Mastery Learning. Abbiamo qualità dell'istruzione, tempo a disposizione, attitudine, perseveranza, abilità nel comprendere un'istruzione. Le ho differenziate mettendo, queste qui diciamo sono caratteristiche che riguardano il docente e la programmazione del docente, queste qui sono le caratteristiche, diciamo, individuali del discente. Ora, vediamo qualche strategia per l'implementazione dell'apprendimento per padronanza, cioè il mastery learning. 1. Si dovrebbe cercare un metodo per diminuire il tempo che serve per apprendere. Questo ovviamente è un problema didattico, di gestione del tempo. Trovare anche la modalità di corretta definizione delle tempistiche per ogni alunno per apprendere. Questo è un problema di progettazione curricolare. Quindi abbiamo sostanzialmente un problema didattico, nel senso di fornire il materiale, dare delle spiegazioni che siano sintetiche, ovviamente senza perdere la sostanza dell'insegnamento, ma allo stesso tempo comprendere che ogni studente, o almeno diversi gruppi di studenti, hanno diverse, diciamo, fasce di tempistiche per apprendere un contenuto. Le strategie del Mastery Learning devono anche tenere conto, ovviamente, delle cinque variabili presentate sopra.
In genere, ogni strategia di apprendimento per padronanza si divide in tre punti, che sono le precondizioni, le procedure operative e i risultati. E ora le vediamo. 1. Le precondizioni. Ovviamente, l'apprendimento si articola in due momenti: l'insegnamento da parte del docente e la valutazione cumulativa. Non è corretto, secondo l'apprendimento per padronanza, valutare uno studente su una base competitiva rispetto ad altri studenti. Bisogna invece definire uno standard di valutazione che sia raggiungibile da tutti e oggettivo anche sulla base delle serie storiche di anni precedenti. In questo modo l'apprendimento diventa un obiettivo condiviso da raggiungere e non una posizione in classifica in seguito ad una competizione. Quindi l'idea è che relativamente a quel gruppo classe si definisce quello che si fa spesso come periodo di valutazione, standard valutativi che siano, diciamo, avvicinabili, che siano approcciabili da tutti gli studenti e non instillare un clima competitivo nella classe. Il Master e-Learning prevede poi che la disciplina sia divisa in unità di insegnamento e apprendimento, sono, diciamo, molto vicine al concetto di UDA, e su questa unità di insegnamento e apprendimento si segue quella che Bloom chiama valutazione formativa, una valutazione in itinere. Le valutazioni formative che vengono tra un'unità e l'altra permettono allo studente di rendersi conto se il suo metodo di studio è adeguato. È ovvio che è anche un feedback per lo stesso lavoro del docente, infatti al docente se il suo insegnamento è adeguato. E se lo studente nota un miglioramento, le valutazioni formative permettono un feedback e quindi un concetto noto come rinforzo informativo e anche positivo. Se lo studente non riesce a raggiungere il successo nell'apprendimento, il docente ripete la presentazione e la spiegazione dei contenuti utilizzando metodi e materiali diversi. Quindi, diciamo, è un po' grosso modo quello che in realtà si fa anche senza conoscere questa teoria. I risultati. Per quanto riguarda i risultati, nell'articolo di Bloom, Learning for Mastery, degli anni 60, fine degli anni 60 e 68, afferma che applicando questa tecnica anche nei corsi universitari, ha comportato effettivamente il 90% degli studenti, 90% degli studenti abbia ottenuto il successo dell'apprendimento. Questi, diciamo, sono i dati di Bloom. È ovvio che in qualche modo, se lo studente ha successo, questo ha un effetto positivo secondario anche sull'approccio dello studente sulla stessa disciplina, perché ha conseguito un successo, quella materia è diventata meno ostica, ha preso fiducia in se stesso, ne segue che forse aumenta il parametro di perseveranza. Se è riuscito, forse avrà voglia di passarci un po' più tempo la prossima volta a studiare quella disciplina. E ci avviamo alla conclusione, mettendo in luce il legame tra il mastery learning e il comportamentismo, affermando che appunto il mastery learning, l'apprendimento per padronanza, si colloca nel paradigma del comportamentismo. Questo metodo non tratta specificamente processi cognitivi interni, ma si affida per lo più alla logica stimolo-risposta feedback. Infatti il comportamentismo è quella, diciamo, chiamiamola filosofia, poi entreremo nel dettaglio meglio, secondo la quale non importa ciò che avviene, tra virgolette, all'interno della cognizione, quanto più effettivamente il comportamento esibito. Ancora, questo esempio Mastroianni sposa un approccio per prove ed errori, dato che se una strategia fallisce la si sostituisce con un'altra sino al raggiungimento del successo. E con questo video è tutto, arrivederci al prossimo.